Presidente, andiamo in rete, un progetto che durerà 12 mesi, di che si tratta? Sì, è un progetto inclusivo, un progetto che stiamo realizzando insieme alla Fondazione ANFAS e Xenia APS in un partenariato che vuole portare nelle scuole, soprattutto quelle del Comune di Teramo, un nuovo modo di fare sport e di includere attraverso lo sport. E quindi i nostri ragazzi, i nostri istruttori si recheranno presso gli studi comprensivi e porteranno diciamo, delle dinamiche, delle metodologie educative volte ad integrare i ragazzi con disabilità. E ovviamente un progetto che poi è multiforme perché prevede un'inclusione anche di soggetti, di famiglie in povertà, in condizioni di povertà, e vuole proprio cercare di avvicinare i giovani allo sport e anche alle società sportive del territorio. Infatti uno scopo del progetto è quello di creare una rete di associazioni sportive che accolgano i giovani che hanno diverse problematiche. In più il CSI promuove un corso per operatore sportivo nella disabilità, che è un corso riconosciuto dal CONI, dal CIP e dai vari organismi sportivi, che rilascia una qualifica proprio utile a portare avanti questa metodologia, questo percorso di inclusione, perché lo sport, lo sappiamo, può essere davvero uno strumento utile a prevenire, a includere e ad integrare delle persone che magari normalmente non si trovano nella condizione di poter socializzare e fare sport. Assessore, un altro progetto di inclusione e ancora una volta è lo sport il mezzo. Esattamente, finanziamo un altro progetto in cui abbattiamo le barriere e cerchiamo di includere le persone fragili, in questo caso tramite lo sport, un progetto fatto dal CSI Teramo che come regione abbiamo ritenuto di finanziare, perché è sicuramente un progetto valido ma anche innovativo, perché prevede un voucher per le persone e ragazzi che vivono uno stato di povertà e quindi permette loro di svolgere la disciplina sportiva, e soprattutto va a formare l'operatore sportivo per disabili, una figura nuova, forse siamo una delle prime regioni che va a formare questo profilo, e sicuramente è importante per continuare quella progettualità che ci sta permettendo di abbattere ogni forma di barriera, non solo architettonica ma anche morale e psicologica. Un ulteriore progetto che viene finanziato a Teramo, che dimostra l'attenzione di questo assessorato per l'intero territorio provinciale e regionale.